Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in Montagne con Pier. Oggi sono con Marco, come sempre, e il nuovo arrivato Massimo. Eccolo qui, siamo nel Parco Nazionale della Maiella e oggi andremo su cima di fondo di Maiella, il Monte Macellaro, e forse arriveremo anche alla Grotta Canosa, dipende tutto da Massimo e Marco, ma penso, siamo carichi. Sì. Siamo partiti da Fonte di Nunzio, nelle vicinanze di Campo di Giove, Fonte Romana. Adesso siamo qui alla Fonte dell'Orso, che già vi ho fatto vedere prima. E abbiamo preso il sentiero P5. Abbiamo attraversato il bosco della valle di fondo che avete visto prima. E fra un po' ci metteremo nella rava di fondo di Maiella. E arriveremo a Forchetta Maiella per poi andare a fare la prima meta della giornata, che è cima di fondo di Maiella. E va bene ragazzi, detto questo vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirmi su Instagram se vi va. E noi vi auguriamo una buona visione e ci vediamo in quel sentiero. Ciao ragazzi. Ciao. Ed eccoci qui, che dalla Fonte dell'Orso siamo arrivati in breve tempo sul fondo di Maiella, che è questa zona qui. Stupendo, qui ci sono molte rave, dove in inverno si può salire. Questa qui dovrebbe essere la rava dei gemelli, se non erro. E qui c'è un piccolo stazzo. Noi in pratica adesso stiamo per prendere il sentiero P4, che parte proprio da qui. Faremo una piccola deviazione a destra e poi da qui prenderemo il sentiero P1. Poi una volta arrivati sopra prenderemo il sentiero del parco e questo ci porterà alla prima meta della giornata. Comunque, bellissimo ambiente qui, sul fondo di Maiella. Davvero è molto suggestivo. E siamo accompagnati dal Gran Sasso, il Monte Morrone qui e tutte le altre vette giù che vi elencherò quando saremo in vetta. Va bene, continuiamo con la salita. Eccoci quasi a Forchetta di Maiella. Abbiamo ripreso adesso il sentiero P1 dopo il bivio che avete visto prima e per un breve tratto abbiamo fatto il sentiero P4. Fra poco svalicheremo verso Forchetta Maiella proprio qui sopra, poi piegheremo a sinistra e andremo su cima di fondo Maiella. Qui siamo sulla rava di fondo Maiella, bellissima. Qui sotto c'è tutta la Valle dell'Orta verso il Monte Morrone, tutto molto bello, anche il meteo è perfetto oggi. I ragazzi sono in forma, come sempre. Va bene, continuiamo con la salita. Eccoci che siamo arrivati qui a Forchetta di Maiella. Questa zona qui. Di qua andando verso destra si va verso Tavola Rotonda e cima di Femmina Morta, dove ci ho fatto anche un video e ve lo lascio qui sopra. In pratica noi adesso andiamo prima sulla vetta del Monte Macellaro, che è proprio qui. Poi andremo dietro la vetta del Monte Macellaro verso la Grotta Canosa, quindi percorreremo per un bel pezzo anche la valle di Femmina Morta. Poi dalla Grotta Canosa torneremo sull'ultima vetta della giornata, che è cima di fondo di Maiella, e poi riprenderemo il sentiero che abbiamo fatto stamattina per salire. Qui siamo sul fondo della valle di Femmina Morta, questa zona qui. Adesso in pratica per queste vette e per arrivare fino alla Grotta Canosa passando per la valle di Femmina Morta abbiamo preso il sentiero P.
Eccoci proprio sotto la vetta del Monte Macellaro. Dalla valle di Femmina Morta abbiamo fatto una piccola deviazione in direzione nord-nord-est, verso destra. Il Macellaro è proprio qui sopra. E c'è un bellissimo panorama sull'alta valle Femmina Morta e il Monte Amargo, il Bivacco Pelino. Abbiamo beccato anche oggi una bellissima giornata. Va bene, andiamo in vetta. Ed eccoci sulla vetta del Monte Macellaro. Siamo un po' spostati alla vetta perché tira un vento abbastanza forte. E adesso ripartiamo alla volta della Grotta Canosa. Qui nel frattempo un bellissimo panorama sull'altare dello Stincone, cima dell'altare, il colle Acquaviva, il Monte Acquaviva, con il Monte Sant'Angelo qui. Qui abbiamo il Porrara, qui il Monte Amaro con il Bivacco Pelino. Qui un bellissimo panorama su tutti i Monti Pizzi, Mar Adriatico. Qui sotto bellissimo il panorama per questa zona qui sul piano Amaro. Qui abbiamo il panorama sul Gran Sasso, i monti del Pelino Silente. E qui il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. Spero che si sia sentito il tutto perché c'è un vento un po' forte. Va bene, andiamo alla Grotta Canosa. Eccoci che abbiamo abbandonato la vetta del Monte Macellaro. Stiamo sempre sul sentiero del parco adesso. E infatti per andare sulla vetta del Monte Macellaro si deve uscire un po' dal sentiero. Comunque, anche se il sentiero non c'è su cartina, non è segnato, non è molto difficile da trovare, ecco. Anche perché il Monte Macellaro è proprio qui. Si sale in cresta un pochettino e si arriva al Monte Macellaro. E adesso andiamo alla Grotta Canosa, che sarebbe la grotta pastorale più alta dell'Appennino, dove ci mangeremo qualcosa, dove tra l'altro ne approfitterò per presentarvi due prodotti culinari abruzzesi e con le due ditte che collaborano, così potrete scoprirlo anche voi. Dai, non manca molto, la grotta è proprio lì, andiamo. Eccoci arrivati alla splendida Grotta Canosa, è qualcosa di spettacolare, con un bellissimo affaccio qui sul piano Amaro, il Monte Macellaro, il Mar Adriatico, i Monti Pizzi. Questa tra l'altro, ragazzi, come ho detto prima, è la grotta pastorale più alta dell'Appennino e sarebbe molto bello dormirci. E niente, detto questo, adesso ci mangiamo qualcosina e vi presento quei due prodotti che vi dicevo prima e poi ripartiamo per l'ultima meta della giornata, che è cima di Fondo Maiella. Allora, ed eccoci che vi presento il primo prodotto di oggi. Ciao ragazzi, io sono Massimo, azienda agricola Fratelli d'Alessio. Oggi abbiamo qui un salame di maiale autoctono, senza conservanti, che ci darà qualche energia in più durante la camminata. Soprattutto voi fate anche formaggi. Allora, facciamo salumi, formaggi, carne e olio. Dove si trova? Ci troviamo a Erice, in contrada con Ledodio. Ovviamente tutti i prodotti a chilometro zero e con una disponibilità un po' limitata, perché ovviamente si tratta di prodotti di alta qualità. E adesso andremo a mangiare. Per me, Pier, non c'è niente. Ah sì, anche con la pelle è buona. Grazie mille, Massimo. Grazie a voi, ragazzi. E dopo il salato, giustamente, ci vuole il dolce. E qui abbiamo i biscotti Dolce Amore del Gran Sasso, prodotti a Isola del Gran Sasso, proprio sotto le pendici del Corno Grande. E questa è un'altra ditta con cui collaboro. Tra l'altro sono anche senza glutine, ricchi di proteine e fibre. E quindi per chi è intollerante al glutine sono proprio il giusto. E ovviamente la ditta Dolce Amore del Gran Sasso non fa solo biscotti, fa anche cracker proteici, fa il biscottone, comunque altri prodotti dolciari. Vai con l'assaggio. Buon appetito, ragazzi, e buon dolce. Buoni, eh? Buoni. E bravo Pier,
che promuove le eccellenze del territorio abruzzese e nostrane. Bravo. Quindi non solo montagna, ma anche cibo da portarsi in montagna. Ed eccoci che siamo scesi dalla Grotta Canosa, abbiamo fatto già un bel pezzo e adesso ci siamo rimessi totalmente nel vallone di Femmina Morta. Qui è dove siamo saliti per il Monte Macellaro prima. In pratica dalla Grotta Canosa siamo scesi, non abbiamo ripreso il sentiero del parco, siamo messi direttamente scendendo da qui nella valle di Femmina Morta e adesso sempre fuori sentiero andiamo a fare cima di fondo Maiella. Ovviamente poi riprenderemo il sentiero del parco per un breve pezzo e poi riprenderemo il sentiero P1, un pezzo del P4 e il P5, che sarebbe quello che abbiamo fatto stamattina per salire. Ed eccoci arrivati su cima di fondo di Maiella, ragazzi. Spettacolo, anche questa vetta conquistata. Un attimo si è calmato il vento, panoramica al volo, ultima della giornata e poi si riscende. Qui tutti i monti del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, qui sotto c'è il Salto, il Monte Rotel, il Monte Genzana, qui tutto il gruppo del Venino Sirente, il Gran Sasso un po' coperto dalla foschia, qui abbiamo il Monte Morrone con tutta la Valle dell'Orta qui sotto, qui abbiamo la vetta dei Canali Gemelli, qui abbiamo la vetta di Tavola Rotonda, cima di fondo di Femmina Morta, cima di Femmina Morta, qui sotto i Monti Pizzi, qui il macellaro che abbiamo fatto prima, la Grotta Canosa, il Monte Amaro con il Bivacco Pelino, qui sotto tutta la valle di Femmina Morta, giù il Monte Acquaviva con l'anticima dell'Acquaviva e il Monte Sant'Angelo. Beh, comunque anche se c'è un po' di foschia, un po' di questa leggera velatura, è stata una bella giornata, a parte il vento un po' forte a tratti, però non ci possiamo lamentare. Qui sotto tutto il fondo di Maiella, da dove adesso scenderemo? Dalla Grotta Canosa, che è questa qui, siamo scesi qui, abbiamo preso il sentiero del parco, nella valle di Femmina Morta, e siamo saliti qui, sempre fuori sentiero, su cima di fondo di Maiella. E adesso continueremo tutto in cresta, sempre fuori sentiero, costeggeremo il sentiero del parco che sta proprio qui, sulla valle di Femmina Morta, e poi riprenderemo i sentieri che vi ho elencato prima quando stavamo scendendo dalla Grotta Canosa. Eccoci che siamo riscesi dalla vetta di cima di fondo Maiella, dalla forchetta Maiella che sta proprio qui sopra, e in pratica non abbiamo ripreso il sentiero P4 di stamattina, ma abbiamo tagliato per questi ghiaioni e poi abbiamo ripreso il sentiero 13, che è questo qui, che adesso in pratica ci riporterà all'attacco del sentiero P5, e questo credo che sia un sentiero vecchio, perché quello che abbiamo fatto stamattina, che passa proprio qua, è il P1. E comunque prima mi sono dimenticato di dirvi che per i prodotti che vi ho fatto vedere oggi, dopo vi lascerò tutto sotto in descrizione, i link dell'azienda di Massimo e di Dolce Amore del Gran Sasso. Ovviamente io non ci guadagno nulla, però mi piace promuovere comunque i prodotti della terra abruzzese. Eccoci scesi definitivamente da Forchetta Maiella per la rava e valle, diciamo, di fondo Maiella. Eccola qui, siamo scesi qui, questo sentiero. Qui ragazzi c'è un bivio, se andate a sinistra prendete il sentiero che abbiamo fatto noi a scendere, il 13, un sentiero vecchio comunque. Poi dovete piegare per prendere il P1, dovete piegare a destra e poi il sentiero che abbiamo fatto stamattina sale lungo questo traverso qui.
E mentre scendiamo, comunque, siamo accompagnati dal bellissimo Monte Morrone. Qui tutta la Valle dell'Orta e qui sotto con tutto il bosco di macchie di secina. Va bene, noi adesso ci rimettiamo per il sentiero P5 in direzione Fonte dell'Orso e poi ci rimettiamo nel bosco della Valle del Fondo e proseguiamo per la Valle del Fondo fino alla Fonte di Nunzio, dove abbiamo lasciato la macchina. E per questo giro, ragazzi, comunque si può salire per l'itinerario che abbiamo fatto noi oggi e per la variante che vi ho appena detto da questo bivio qui, però vi consiglio di fare il P1, di non fare il sentiero vecchio. Al limite del sentiero vecchio fatelo in discesa. Si può salire da Taranta Peligna e da Letto Palena per la Valle di Taranta Peligna e la Valle di Macchialunga. Si può salire da Campo di Giove, dal Guado di Coccia, però è molto lungo, lì si passa per la vetta di Tavola Rotonda, eccetera. Si può salire anche da Fonte Romana, sempre nelle vicinanze di Campo di Giove, e volendo si può salire anche per le rave della Maiella, rave del Ferro, rave della Vespa, rave della Giuventa Bianca, passando per il Monte Amaro, però è molto lungo. È un altro itinerario comunque molto lungo, partendo dal Pomiglio, quindi dal versante est. Oh, ed eccoci qui, escursione finita anche per oggi, ragazzi. Abbiamo fatto 20 km e 80 per l'esattezza e 1980 metri di dislivello positivo anche oggi. Ormai Marco è così. Uscite corte non ci piacciono. Vabbè, a parte gli scherzi, comunque è stata una bellissima giornata, una bellissima escursione su due vette in un ambiente stupendo, con la Valle Fermina Morta spettacolare. Qui dove siamo riscesi per il fondo di Maiella e poi per tutta la valle di fondo e il suo bosco. E che dire, ragazzi, è stato un piacere conoscere Massimo, che mi fornirà dei suoi salumi e dei suoi formaggi. Ovviamente tutto sotto in descrizione, sia il suo sito sia quello dei biscotti che vi ho fatto vedere oggi. E io vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram se vi va, lasciate un bel mi piace a questo video e noi ci vediamo alla prossima escursione e a un prossimo video. Ciao ciao! Ciao! Ciao. Ciao.